campagna di trasformazione del pomodoro è partita in anticipo. In campo ci si aspettano rese un po' più basse di quelle dell'anno scorso, che comunque è stata un'annata record. Ovviamente la siccità ha pesato e anche le alte temperature delle ultime settimane, che hanno messo un po' in affanno gli stabilimenti di trasformazione che basano tutto sull'organizzazione del lavoro. Per capire come stanno andando le cose, siamo venuti qui a Pomposa, nello stabilimento Conserve Italia, il più grande d'Europa per la trasformazione di prodotti agroalimentari, che nel 2021 ha lavorato ben 275.000 tonnellate tra pomodoro, vegetali, frutta e legumi, anche se in questi giorni ovviamente il colore dominante è quello del rosso del pomodoro. Però siamo venuti qui anche perché è stata avviata, è stata inaugurata proprio con la campagna del pomodoro, la nuova linea di riempimento e confezionamento per contenitori Tetra Recart, che ha richiesto circa oltre 5 mesi di lavoro, la costruzione di un nuovo capannone dedicato per farle spazio e oltre 10 milioni di euro di investimento. Pierpaolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia. Allora, vogliamo fare un ritratto, una carta d'identità di questa nuova linea? Questa linea è una linea nuova che completa lo stabilimento di Pomposa e amplia la capacità produttiva nella confezione del Tetra Recart. È una linea da 24.000 pezzi ora, che ha una capacità annua di circa 80 milioni di pezzi, e ci consente di ampliare la capacità produttiva per rispondere alla crescente richiesta che c'è su questo tipo di prodotto in tutto il mondo, perché questo mercato è molto forte nei mercati esteri e ultimamente anche sul mercato italiano, dove stiamo lanciando il prodotto con i nostri marchi, in particolare con il marchio Valfrutta su una linea green e sul marchio Cirio con una linea di polpa fine dedicata al mercato italiano. Ma quali sono i vantaggi del Tetra Recart rispetto alle confezioni tradizionali, alle lattine e barattoli in vetro? Sono diversi i vantaggi. Innanzitutto c'è un vantaggio di tipo logistico, perché la confezione consente di sfruttare al massimo lo spazio, sia nel trasporto del vuoto, perché chiaramente sono rotoli di carta anziché scatole che trasportano anche dell'aria, e poi nella trasformazione, quindi nello spazio che c'è a magazzino, perché si consente, vista la confezione quadrata, di ottimizzare lo spazio, quindi minori costi logistici e anche maggiore servizio per la distribuzione, perché anche sugli scaffali lo spazio che si può sfruttare in pieno. Questo consente in sostanza una maggiore sostenibilità del tipo di confezione. Inaugurata con il pomodoro, potrà essere utilizzata anche per altri prodotti, per altre referenze? Sì, assolutamente. Noi qui tra l'altro abbiamo installato anche una cucina che ci consentirà di fare dei piatti pronti e dei prodotti che noi già facciamo di legumi, zuppe e altri piatti che abbiamo in serbo e che vogliamo creare. Quindi poter fornire una gamma completa di prodotti che possa andare sia sui mercati internazionali ma anche sul mercato italiano, e presto vedremo delle novità in questo senso. Questo è un passo importante verso la sostenibilità, un percorso già avviato da Conserve Italia su tanti fronti e un percorso che non si ferma. Sì, questo è un passo che si inserisce nel percorso di sostenibilità che Conserve Italia sta portando avanti ormai da 20 anni. Noi abbiamo pubblicato l'anno scorso il nostro report di sostenibilità, che è un'edizione che arriva, la prima nel 2003 è stata fatta, quindi sono 20 anni che pubblichiamo il report di sostenibilità. Ed è un percorso che abbraccia la sostenibilità a 360 gradi, perché è una sostenibilità che cerchiamo di portare nei campi con l'agricoltura di precisione, che tende a ridurre i consumi di acqua e a ridurre l'utilizzo di prodotti chimici, con un minore utilizzo nella trasformazione, perché si cerca di riciclare l'acqua che si usa nei processi produttivi,
e ridurre i consumi di energia elettrica che comunque viene prodotta con dei sistemi di energia o con dei sistemi di biogas, come c'è in questo stabilimento, o con degli impianti fotovoltaici o anche eolici, quindi energia rinnovabile. Poi abbiamo fatto il passo sull'aspetto logistico, perché oltre il 20% dei nostri prodotti viene trasportato con i treni, quindi c'è una logistica integrata che nelle lunghe tratte utilizza il treno e poi solo nella consegna finale utilizza il camion. 25% quasi di prodotto, che vuol dire aver tolto dalla strada circa 6.000 camion, veramente un grosso miglioramento dal punto di vista della sostenibilità ambientale. E poi però un elemento importante è quello del packaging. Siamo intervenuti sulla plastica riducendo la quantità di plastica, siamo intervenuti sulle confezioni e in particolare questa confezione di Tetra Rekart ha l'83% in meno di CO2 rispetto ad altre confezioni per contenere il pomodoro. Quindi un recupero in termini di CO2 molto importante. E sul pomodoro questo si affianca ad un'altra novità che abbiamo fatto sempre col marchio Valfrutta, che è il nostro marchio che più rappresenta i valori della sostenibilità verso il consumatore. Questa nuova confezione di pomodoro biologico in vetro con l'86% di vetro riciclato. Quindi un percorso di sostenibilità a 360 gradi che fa un ulteriore passo e su cui la marca Valfrutta è impegnata da oltre 20 anni, e vogliamo veramente far conoscere questo al consumatore in tutti i modi possibili. Noi siamo partiti dal particolare perché ero curiosa di vedere questa nuova linea, però facciamo anche un pochino un discorso generale di campagna per vedere come è andata, come sta andando. Il pomodoro non dico che chiuda il grosso, perché poi voi avete ancora i legumi e i fagiolini, i borlotti, i fagiolini, insomma comunque a settembre, però la gran parte è stata fatta. Possiamo già fare un primo bilancio? Sì, direi che la prima parte di campagna ormai è andata. Abbiamo senz'altro avuto una campagna non semplice. Il clima molto caldo e siccitoso ha complicato di molto questa campagna. Abbiamo avuto una campagna dei piselli, soprattutto nella seconda parte, con delle difficoltà di resa dovute al caldo, e la campagna del pomodoro che è partita con notevoli difficoltà perché il primo prodotto era assolato, cotto dal caldo, e il grande caldo ha creato dei problemi anche per le piante per portare a termine gli ultimi palchi di produzione. Quindi stimiamo una campagna di pomodoro con una riduzione di quantità, speriamo dopo i primi dati che erano molto preoccupanti, speriamo che in questa fase possa migliorare un po', ma sicuramente prevediamo un calo almeno intorno al 10% di prodotto. Una campagna che è stata molto più difficile, devo dire, per i legumi e anche il mais. Perché? Perché sono colture che hanno bisogno di molta acqua e hanno sofferto moltissimo il clima. Avremo una forte riduzione di produzione di mais, molto forte, e anche una forte riduzione dei legumi borlotti. Sono colture che hanno bisogno di acqua e in questa fase anche alcuni nostri soci hanno avuto delle difficoltà a portare avanti ed anche a seminare le colture, perché poi mancava l'acqua o minacciava di mancare l'acqua perché alcuni consorzi non erano sicuri di poter fornire l'acqua per le colture. Quindi sicuramente avremo una campagna di quantità di produzioni inferiori e con costi, ahimè, in forte crescita per tutta l'inflazione che stiamo avendo dei costi alla produzione, cioè tutti i materiali di produzione stanno crescendo a 2-3 volte, anche perché l'energia, purtroppo stiamo parlando che non è una crescita percentuale, è una moltiplicazione per 4-5, perché il gas in questo momento, ahimè, costa 4-5 volte quello che costava l'anno scorso. Quindi sicuramente minori quantità, costi molto più elevati, saremo obbligati a portare questi incrementi anche sui nostri prezzi, sperando che questo possa essere suddiviso un po' lungo tutta la filiera, perché
chiaramente la produzione ha bisogno, per sostenere le filiere, che ci sia una ridistribuzione di questi maggiori costi su tutta la filiera, ahimè fino al consumatore, che purtroppo sarà costretto ad avere un po' più di costo per quanto riguarda il prodotto alimentare, ma questo, in questa situazione, non può essere evitato, perché gli elementi alla produzione stanno veramente incrementando in una maniera che non avevamo mai visto. Abbiamo camminato un po', perché questa linea è sempre lei, però si sviluppa lungo 800 metri in un'area di 3.000 metri quadrati e qua siamo alle tappe finali. L'abbiamo seguita un po' come pollicino anche all'esterno dello stabilimento in alto. Antonello Chessa, direttore dello stabilimento qui di Pomposa, abbiamo sottolineato con il direttore generale l'aspetto, l'importanza del Tetra Rack Art per la logistica. Allora, lei che è il diretto interessato, che si deve occupare anche della gestione degli spazi, in sostanza che differenza c'è fra stoccare delle confezioni, trasportare delle confezioni vuote di Tetra Rack Art e delle bottiglie di vetro o dei barattoli? Assolutamente un impatto molto importante, in quanto il contenitore del Tetra Rack Art è un contenitore di carta innanzitutto, molto più leggero, e nello stesso spazio dove, faccio un esempio, di scatole su un autotreno ci possono stare 100.000 scatole, di un contenitore di Tetra Rack Art ce ne stanno almeno 10 volte di più, quindi è normale che anche a livello logistico interno impatta molto meno, e quindi si ottimizza assolutamente lo spazio in stabilimento. Ecco, ovviamente è tutto automatizzato in questa linea, l'abbiamo vista, è all'avanguardia. Il processo va dal riempimento fino a queste le ultime fasi, prenderà poi da qua la via del magazzino, automatizzato anche quello, e poi la via dei mercati. Ma quindi tutta la fase di sterilizzazione, dei controlli per evitare che non ci siano corpi estranei all'interno, viene fatto tutto all'interno della linea automaticamente? Assolutamente sì, è una linea altamente tecnologica, è una linea molto innovativa, quindi dal riempimento fino al confezionamento è tutta automatica, vengono fatti i controlli orari con il nostro personale per verificare l'integrità del contenitore e la qualità del prodotto naturalmente. È una linea, come ha detto prima, che si distende su 800 metri, su 3.000 metri quadri di capannone, e ha impatto notevole sulla tecnologia, perché come potete vedere sono i robot che funzionano, vengono portate anche i pallet in magazzino automatico con i robot, e quindi si è sviluppata anche una tecnologia molto avanzata. Ecco, per quanto riguarda il personale, c'è comunque un aumento di personale, è chiaro, è tutto automatizzato, però l'uomo conta. Certo, è una linea che naturalmente prevede un impatto anche a livello personale, perché comunque ci lavoreranno tutto l'anno almeno 70 dipendenti su 3 turni. Ecco, e allora direi a questo punto di lasciare lavorare la nostra linea e di pensare, come ho detto all'inizio, a questa campagna 2022 del pomodoro. Come sta andando? Intanto il pomodoro che voi lavorate da che area arriva? Allora, il pomodoro che noi lavoriamo è in un areale intorno allo stabilimento massimo di 20-30 km, tutto pomodoro dei nostri soci, delle nostre cooperative. Per adesso, per ora, diciamo che nonostante le giornate molto calde, stiamo lavorando circa 5.000 tonnellate di pomodoro al giorno. Per ora, diciamo, si è visto un leggero calo, però la campagna sta procedendo secondo programma. La qualità del prodotto com'è? Qualità del prodotto, nelle prime settimane abbiamo avuto le prime 2 settimane abbiamo avuto qualche problema di pomodori assolati, perché c'è stato un picco di calore, cui la pianta ha sofferto, poi dopo si è andato stabilizzando e per ora la qualità sembra buona. Quanto pensate che potrà durare? Perché se le temperature vanno avanti così alte, forse sarà una campagna un po' più corta. Allora, noi abbiamo iniziato la campagna del pomodoro in anticipo almeno di 10 giorni sullo stabilimento di Pomposa,
come programma che abbiamo a consuntivo in stabilimento, dovremo terminare la campagna verso il 10-11 settembre, salvo imprevisti di stagione molto calda che può favorire l'anticipo della chiusura della campagna. Ecco, ma voi per l'organizzazione, queste temperature alte, quanto vi complica la vita in stabilimento? Complica abbastanza la vita, anche perché abbiamo dei controlli in continuo anche sulle temperature interne dei reparti, non dobbiamo superare certe temperature per il bene del personale naturalmente. Ci siamo attrezzati aereando un po' anche i fabbricati per far sì che il personale abbia un po' di frescura, diciamo, e benessere quando lavora. Un'ultima curiosità, adesso ovviamente tutta l'attenzione è concentrata sul pomodoro, però qui a Pomposa in questo momento si sta lavorando anche altro. Assolutamente, stiamo lavorando, sono iniziate le pesche sciroppate, quindi pesche sempre che provengono dai nostri frutteti, dei nostri soci naturalmente. Abbiamo iniziato la campagna una settimana fa ed è in corso e stiamo producendo delle buone pesche per adesso, un po' piccole diciamo come pezzatura, però di qualità ottima.